Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Kichai. O Essere Supremo, ti preghiamo di darci le tue benevole direttive sul modo in cui desideri che noi agiamo. Noi che in origine siamo stati generati dal Mahatattva, l'energia cosmica globale. Abbi la bontà di darci la tua potenza e la tua conoscenza perfette in modo da poterti servire nei diversi settori della creazione. Ripeto, o Essere Supremo, ti preghiamo di darci le tue benevole direttive sul modo in cui desideri che noi agiamo, noi che in origine siamo stati generati dal Mahatattva, l'energia cosmica globale. Abbi la bontà di darci la tua potenza e la tua conoscenza perfette in modo da poterti servire nei diversi settori della creazione. Spiegazione. È il Signore che crea il mondo materiale e introduce nell'energia materiale gli esseri individuali che agiranno in questo mondo. Tutto ciò che si compie secondo un piano divino, tutto ciò si compie secondo un piano divino. E questo piano consiste nel dare alle anime condizionate che lo desiderano l'occasione di soddisfare i loro desideri, i loro sensi. Ma esiste un altro piano dietro la creazione, aiutare gli esseri a realizzare che sono stati creati per soddisfare i sensi spirituali del Signore e non per il loro piacere personale. Questa è la condizione originale, naturale ed eterna degli esseri viventi. Il Signore è uno, ma si moltiplica all'infinito per accrescere il suo piacere spirituale. Tutte le categorie di emanazioni, si tratta dei Vishnu Tattva, dei Jiva Tattva o dei Shakti Tattva, rispettivamente le forme di Dio, gli esseri individuali e le diverse energie potenziali, rappresentano altrettante ramificazioni dell'unico Signore Supremo. I Jiva Tattva sono emanazioni distinte dei Vishnu Tattva, ma sebbene ci siano differenze quanto alle loro rispettive potenze, tutti sono destinati a soddisfare i sensi trascendentali del Signore Supremo. Alcuni Jiva, tuttavia, desiderano dominare la natura materiale e imitare così la supremazia del Signore Supremo. Ripeto questa frase. Alcuni Jiva, tuttavia, desiderano dominare la natura materiale e imitare così la supremazia del Signore Supremo. Riguardo al momento e alla ragione per cui tale tendenza ha potuto impadronirsi dell'essere individuale, diciamo semplicemente che i Jiva Tattva hanno un'indipendenza infinitesimale e per aver fatto cattivo uso di questa indipendenza, alcuni di loro sono caduti nelle condizioni proprie della creazione cosmica, da cui il loro nome Nitya Baddha, o anime eternamente condizionate. I rami della saggezza vedica danno anche ai Nitya Baddha la possibilità di redimersi, e coloro che traggono vantaggio da questa conoscenza spirituale ritrovano gradualmente la loro coscienza perduta, come
quella che permette loro di servire il Signore con un amore trascendentale. Gli esseri celesti sono tra le anime condizionate che hanno sviluppato questa pura coscienza di servitore del Signore, ma che continuano a desiderare di dominare l'energia materiale. Questa coscienza mista conduce l'anima condizionata a trovarsi nella posizione in cui, ripeto, questa coscienza mista conduce l'anima condizionata a trovarsi nella posizione in cui può dirigere alcuni settori della creazione. Così gli esseri celesti sono responsabili delle anime condizionate. Come alcuni dei prigionieri più anziani ricevono incarichi di responsabilità nell'amministrazione della prigione, così gli esseri celesti sono anime condizionate che si sono riformate e agiscono come rappresentanti del Signore nella creazione materiale. Questi esseri celesti operano al servizio del Signore nel mondo materiale. E quando diventano completamente liberi dai desideri materiali e dalla tendenza di dominare la materia, diventano puri devoti e perdono ogni desiderio che non sia quello di servire il Signore. Perciò, ogni essere che desideri ottenere un posto particolare nell'universo materiale può soddisfare questo desiderio servendo il Signore e può chiedergli la potenza e l'intelligenza necessarie per questo incarico, sull'esempio degli esseri celesti di questo verso. In realtà non si può fare nulla se non si è illuminati e dotati di potere dal Signore. Il Signore insegna nella Bhagavad Gita 15.15 che il ricordo, la conoscenza, ma anche l'oblio provengono da Lui, che si trova nel cuore di ogni essere. Matta Smritir Gyanam Apohanam Cha. L'uomo intelligente cerca dunque l'aiuto del Signore e il Signore aiuta i devoti sinceri, occupati a servirlo in mille modi. Gli esseri celesti sono incaricati dal Signore di creare differenti specie di esseri in funzione delle loro azioni passate. Essi chiedono qui il favore del Signore per avere l'intelligenza e il potere necessari per compiere la loro impresa. Similmente, ogni anima condizionata può servire il Signore sotto la guida di un maestro spirituale qualificato e liberarsi gradualmente dai legami dell'esistenza materiale. Il maestro spirituale è il rappresentante del Signore e chiunque si ponga sotto la sua guida e agisca secondo le sue istruzioni pratica il Buddhi Yoga, come spiega la Bhagavad Gita 2.41, Vyavasayatmika Buddhir, Ekeha Kurunandana, Bhavushaka Yenantascha, Buddha Yoga Vyavasayana. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quinto capitolo del terzo canto dello Srimad Bhagavata, intitolato Discorsi tra Maitreya e Vidura. Tatovayam mat pramukhaya darte babhu vimat man karavama kinte tvam nasa chakshu parideis shatya deva kriyarte yadanugrahanam. O essere supremo, ti preghiamo di darci le tue benevole direttive sul modo in cui desideri che noi agiamo. Noi che in origine siamo stati generati dal Mahatattva, l'energia cosmica globale. Abbi la bontà di darci la tua potenza e la tua conoscenza perfette,
in modo da poterti servire nei diversi settori della creazione. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakamvitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Si conclude così questo quinto capitolo del terzo canto, un capitolo molto importante che ha visto all'inizio spiegare Maitreya a Vidura come si manifesta la creazione materiale, quindi dagli elementi più sottili agli elementi più grossolani. Ricordo quando venne l'idea di Goloka Ecofarma. Che idea era? Era un'idea. Quanto pesava? Datemi una bilancia che pesi un'idea. Non esiste. Quindi è impercettibile. Praticamente è inesistente. Ma in realtà è grazie all'idea che adesso siamo seduti qui. Quindi gli elementi sottili sono l'idea originale di Mahavishnu che manifesta la creazione indispensabile per dare la possibilità a chi lo desidera di vivere in modo autonomo. È molto semplice il ragionamento, non è che dobbiamo complicarci troppo la vita. C'è chi vuole vivere con Krishna, con il Signore Supremo, e c'è chi vuole andare a farsi una passeggiata altrove. Le passeggiate altrove sono un po' lunghe alle volte perché possono durare miliardi di esistenze. Però nella dimensione senza tempo del mondo spirituale un miliardo di esistenze o 5 minuti non è che faccia una grande differenza. E quindi Krishna se lo può permettere perché Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate Svabhaviki Gyana Bala Kriya Cha. Lui manifesta tutto questo semplicemente con un'idea. Quindi quanto gli costa un'idea? Niente. Ma le idee del Signore Supremo sono estremamente potenti ed efficaci e mettono in moto tutta una serie di energie che poi manifestano realmente la creazione. Quindi dal piano sottile l'idea passa al piano verbale, se ne comincia a parlare.
E il piano verbale è sempre sottile, anche una parola non si può pesare, però invece un pochino si può pesare, perché se parli davanti a una bilancia, la bilancia si muove, quindi l'etere un po' pesa, anche se poco. E poi dalla parola il segno, il disegno, come vorremmo che fosse. Infatti nel computer abbiamo cominciato a espandere questa idea in termini più solidi, che sono una via di mezzo fra il non esistente, tra virgolette, dell'idea e l'esistente dei mattoni del pavimento. E qual è questo piano? È il piano liquido. Infatti l'inchiostro è fatto di liquido e noi possiamo vedere questo liquido muoversi e quindi poi mette in moto altre energie e poi dal piano del liquido si arriva al piano solido della Terra. Così il Signore Supremo, noi possiamo capire l'essere supremo analizzando il microcosmo. L'essere supremo manifesta questa idea e mette a disposizione questo Mahatattva, questo agglomerato di energia materiale allo stato sottile e grazie al suo sguardo impregna la natura materiale. Quindi non si vede niente, è come una donna che rimane incinta, non si vede niente se non hai gli strumenti, ma se hai uno strumento vedi il bimbetto grande come un pisello che comincia a a muoversi. E così chi ha gli strumenti, Jnana Chakshu, la conoscenza degli Shastra, Shastra Chakshu, riesce a capire come tutto si muove, anche se chi invece non ha gli strumenti non capisce. Ma ascoltando noi possiamo comunque comprendere quel tanto che ci basta per capire, perché poi uno va a fare l'ecografia, non è che gli interessa più di tanto, gli interessa è incinta o non è incinta? Avrà un bambino o non avrà un bambino? Questa è la cosa che interessa a tutti. Vedere o non vedere è secondario. Così gli aspetti più sottili e tecnici magari è difficile comprenderli, ma a noi interessa capire invece come funziona questa manifestazione cosmica, perché chi risponde? Le risposte possono essere tante, non è che ce ne sono. Brava, questa è la risposta, perché ci siamo dentro e se noi non capiamo come funziona la natura materiale, ci rimaniamo dentro. E siccome rimanere dentro la natura materiale vuol dire rimanere condizionati, come ha detto Srila Prabhupada, Nitya Bhadda, eternamente, a noi la scelta. Se rimanerci dentro oppure no. Ecco il libero arbitrio, il famoso libero arbitrio. No, ma dipende dipende, ma perché io sono caduto qui? In due righe Srila Prabhupada spiega bene come funziona la cosa. È inutile stare a, com'è che si dice, a fasciarsi la testa con un'infinità di elucubrazioni mentali, ma perché siamo caduti? Semplice, c'è una parte, qualcuno che desidera fare un'esperienza diversa. Se siamo dentro in questa natura materiale, avvolti da un corpo fatto di materia, costretti da Janmamrityu Jaravyadi e da le tre influenze della natura materiale e dalle tre forme di sofferenza, ditemi voi chi tra noi è esente da tutto questo, dovrebbe volare e dovrebbe essere luminoso, ma invece noi siamo qui, non voliamo, siamo seduti e siamo luminosi perché siamo vicini allo Srimad Bhagavatam e siamo a un passo dall'illuminazione, ma in realtà
Poi, se guardiamo con lo specchio dello Srimad Bhagavatam, la nostra, ognuno può vedere il suo livello di condizionamento e capire che non è così illuminato. Quindi dovrebbe ascoltare attentamente per fare i passi giusti per arrivare a questa illuminazione, perché lo scopo è questo della forma di vita umana. Lo scopo è arrivare all'illuminazione e noi siamo qui felici perché ci siamo veramente vicini, veramente vicini. Sai quando dice fuoco, fuocherello, fuochissimo? Siamo proprio a un passo dal mondo spirituale, ma un passo può diventare un passo o può diventare un milione di passi. Dipende da quanto noi facciamo tesoro delle informazioni che ci danno gli acciari. Qui gli esseri celesti nell'ultimo verso danno un insegnamento molto importante. Dopo aver spiegato il funzionamento della natura materiale e le varie situazioni che vengono a crearsi anche a livello psicologico, la prima fra tutte è che loro si sentono umilmente non all'altezza, questa è la cosa più importante, e alla fine cosa fanno? Ti prego, ti preghiamo, no? Dice, perciò, tata, alla fine di tutto questo, perciò, tutti noi, quindi non uno sì e uno no, tutti noi, al fine di noi fummo creati al fine di gestire gli affari dell'universo, ma non ci sentiamo all'altezza. Quindi abbi la bontà di darci la tua potenza e la tua conoscenza perfette in modo da poterti servire nei diversi settori della creazione. Quindi ecco la chiave che ci stanno offrendo oggi gli esseri celesti. È tutto basato sul giusto atteggiamento. Se noi abbiamo il giusto atteggiamento, attraiamo attraverso i piani, perché anche l'atteggiamento non si può pesare, è sottile, fa parte, viene dal sentimento. E questo sentimento si manifesta poi nelle idee. Che idea hai in testa? Abbiamo letto le 10 offese stamattina. Che idea hai in testa di quel devoto? Se ce l'hai negativa, male, perché è un devoto. Quindi solo per il fatto che è devoto o devota, tu devi avere un'idea positiva. Se ce l'hai negativa, cambia idea. Think different. Questo è come si chiama? La parola, non la parola d'ordine, il motto della Apple, Think Different. Bello, no? Pensa in modo diverso. Analizza, è un devoto, una devota, Hare Krishna, mio omaggio. Poi, se manifesta le qualità degli esseri celesti, se manifesta le qualità dei Vaishnava, se ha una grande conoscenza, o se rispetta gli altri, allora è degno dell'adorazione. Se invece è un Prakrita Bhakta, vede solo la Murti nel tempio, tratta gli altri a pesci in faccia e non ha una neppur minima conoscenza degli Shastra, o proprio minima, vuol dire che è un Prakrita Bhakta, rispettalo ma stagli lontano, perché la sua compagnia non ti fa evolvere, ma non devi pensare in modo negativo, devi pensare in modo positivo e oggettivo. Quindi il sentimento poi si manifesta nelle nostre idee, quindi l'atteggiamento, come ti atteggi. Se hai questo tipo di coscienza, quando vedi un devoto, Hare Krishna. Se è come si chiama? Un Uttamadikari, lo segui, lo insegui, cerchi di stargli il più vicino possibile. Se è, ma non è facile, come diceva Prabhupada,
I want to stay at your lotus feet. It's not easy because my lotus feet are always around the world, ha detto Prabhupada. Se invece è un Madhyamadikari, quindi è un devoto che ha una buona conoscenza degli Shastra, segue i principi regolatori del Bhakti Yoga senza fatica, non è che a fasi alterne li segue, non è che ha la mente un po' con Krishna e un po' con Maya. Madhyamadikari ha la mente fissa nel servizio di devozione, non ha difficoltà a seguire i principi regolatori, ha una buona conoscenza degli Shastra e ha la Shakti di convincere gli altri sulla via del servizio di devozione. Questo è il sintomo di un Madhyamadikari. Quindi se è un Madhyamadikari bisogna desiderare la sua compagnia. Se invece è un Prakrita Bhakta e quindi non ha conoscenza degli Shastra, fede, un po' di fede solo nella divinità e manifesta un atteggiamento negativo e irrispettoso nei confronti dei devoti, bisogna salutarlo da lontano, il più lontano possibile. No? Chiaro, se ti ci siedi vicino non è che gli dici vada retto, perché se no, sempre con rispetto, ma cerchi di non condividere il più perché altrimenti la sua influenza ti influenza negativamente. È come se uno ha l'influenza, cosa fai? Ti ci siedi vicino, lo abbracci e gli dici mi dai un po' del tuo cibo? No, nessuno lo farebbe, ha l'influenza, stagli lontano, no? Non è che però perché uno ha l'influenza avrà eternamente l'influenza. Gli dici ti saluto, che vuol dire ti auguro buona salute, no? E però lo saluti. Così chi ha un Prakrita Bhakta non è destinato a rimanere un Prakrita Bhakta eternamente, però se lo desidera potrebbe anche succedere per tante vite, no? Quindi questo è, e dicevo, si manifesta nell'atteggiamento. Allora l'approfondimento filosofico ha il potere di trasformare il nostro sentimento e quindi questa trasformazione dovrebbe manifestarsi successivamente nella trasformazione dell'atteggiamento. Se l'approfondimento filosofico, il canto del mantra, il sadhana, non trasformano il nostro atteggiamento, vuol dire che la quantità di aparada, di offese che noi commettiamo è maggiore rispetto alla quantità di energia spirituale che immettiamo. E allora uno rimane sempre uguale, sempre un Prakrita Bhakta, sempre con gli stessi desideri, sempre con gli stessi discorsi, eccetera. Allora, l'approfondimento filosofico è importante perché poco o tanto noi entriamo in connessione con entità superiori, con entità elevate, con esseri viventi più elevati di noi, e quindi comunque ci dà un beneficio. Allora, detto questo, gli esseri celesti ci stanno dando una chiave importante, cioè bisogna essere umili, Trinadapi Sunicena, e non pensarsi, ecco, guarda, gli esseri celesti, io sono incaricato di qua, io sono incaricato di là, muoviamo tutto e tutti, guarda qua che shakti. Anche se loro potrebbero pensarlo, ma invece gli viene data la conoscenza nel cuore per capire che così poi non possono offrire un buon servizio. E allora loro pregano umilmente e chiedono al Signore Supremo di dare la forza, la Shakti e la conoscenza. Questi sono due elementi fondamentali. Noi come possiamo interpretare questo atteggiamento e queste parole degli esseri celesti nel nostro microcosmo? Perché alla resa dei conti, alla fine della fiera, noi dobbiamo capire che ci siamo dentro in questa natura materiale, come si diceva prima, e lo scopo
del sadhana, lo scopo dei Veda e lo scopo di tutta la conoscenza, anche di aver imparato l'italiano, la matematica, la geografia e l'educazione civica. Lo scopo di tutta la conoscenza è arrivare a capire che noi siamo esseri spirituali eterni, che l'essere supremo è la nostra origine e che questa natura materiale non è la nostra vera dimensione. E quindi dobbiamo usare l'intelligenza in associazione con l'intelligenza suprema per capire come fare a uscire da questo labirinto. Più siamo concentrati e immersi in questa nuova visione della realtà, e più ci avviciniamo al mondo spirituale. Meno siamo immersi, attenti e concentrati, e più ci allontaniamo. Quindi tu puoi essere a un passo, come faceva sempre l'esempio Srila Prabhupada citando Bhaktisiddhanta Sarasvati, hai un barattolo di miele, puoi leccare il barattolo per tutta la vita e non sentire una goccia di dolce. Eppure ce l'hai a 2 mm, perché il vetro sono 2-3 mm. Lecchi il barattolo, non senti, ce l'hai in mano, sei a un passo, no, non a un passo, sei a 2 mm dal dolce, ma non senti il gusto. Già shinitai goranga ki già. E così noi siamo a un passo dal mondo spirituale, ma se la nostra coscienza è collegata col mondo materiale, siamo nel mondo materiale. Come fare a uscire dal mondo materiale? Gli esseri celesti pregano per avere la forza e la conoscenza. Quindi la conoscenza è questa. Il verso di oggi, no? Abbiamo 12 canti dello Srimad Bhagavatam, un verso e una spiegazione di Srila Prabhupada è in grado di trasformare per sempre completamente il modo di pensare di milioni di persone. Pensiamo alla potenza di questi libri. Ma se rimane chiuso un libro, non ha nessun, sì, un po' di potere ce l'ha perché comunque una multi porta bene, ma il potere è la conoscenza che c'è dentro. Quindi se noi abbiamo questi libri, ma no, non li studiamo, il beneficio che ne traiamo è minimo. Ma se li studiamo e non comprendiamo quello che ci dicono, il beneficio è minimo. Bisogna averli, studiarli e per comprenderli bisogna, e lo spiega Srila Prabhupada alla fine, studiarli sotto la guida di un maestro spirituale autentico, perché il maestro spirituale è riuscito a fare questa impresa titanica, di passare dal piano condizionato al piano liberato. Quindi conosce la strada. Cosa c'è di più semplice? Vabbè, oggigiorno ci sono i navigatori, ma cosa c'è di più? Non so se mai, vi è mai successo. Ai tempi, quando non c'erano i navigatori, era la cosa migliore. Chiedevi un'informazione a qualcuno e dicevi: devo andare in via Roma, sto andando proprio là, vieni dietro. Era il massimo, perché tu seguivi lui e ti ritrovavi in via Roma senza fare nessuna fatica. Oggigiorno col navigatore, metti via Roma e lui o lei ti dicono: vai a destra, vai a sinistra, non devi chiedere niente a nessuno. Sei concentrato su quello che devi fare. Così,
Il maestro spirituale conosce la strada e ti dice: vuoi tornare nel mondo spirituale? E tornare nel mondo spirituale non è che devi andare all'agenzia di viaggi, fare il biglietto e poi imbarcarti sull'aereo, prima o poi arrivi. Tornare nel mondo spirituale significa sviluppare la coscienza degli abitanti del mondo spirituale. Jivan Mukta Sauchate. Iha Yasya Harer Dasye Karmana Manasagira Nikilashva Piavastasu Jivan Mukta Sauchate. Come si fa a diventare, a trasformarci da Nitya Baddha in Nitya Siddha? Diventando Sadhana Siddha. Noi attraverso il sadhana possiamo diventare da Nitya Baddha a Nitya Siddha, perché sadhana siddha diventa un Nitya Siddha. Quindi il metodo è molto semplice e il maestro spirituale cosa ti dice? Svolta la prima a destra, anzi alle volte metti il navigatore e dice fai inversione U. Come inversione U? Ma io volevo andare dritto. Ma se sei sulla strada sbagliata devi fare l'inversione U. Perché il navigatore vede tutto dall'alto, così le anime liberate vedono tutto dall'alto della coscienza del mondo spirituale e ti dicono, quindi tu arrivi in coscienza di Krishna, noi arriviamo in coscienza di Krishna e i primi sintomi che si manifestano, come spiega Rupa Goswami, è Klesha Agni Subhada. Klesha Agni vuol dire la liberazione dalla sofferenza. Quindi tu cominci a cantare un po' Hare Krishna nell'associazione dei devoti, Haribo, che estasi, come si sta bene, cominci a spalare un po' di detriti o a zappare l'orto o a prendere prasada, dici gioi, non mi sono mai sentito così in vita mia. Perché? Perché questi sono proprio i primi sintomi del Ratatmavam. Vishnu Bhakti Ratatmanam, Aprarabdha Palampapam, dice questo verso dei Purana, Aprarabdha Palampapam, Kutan Bijam Palomukam, Kramenaiva Praliate Vishnu Bhakti Ratatmanam. Quando sviluppi Ratatmanam, vuol dire che quando una persona sviluppa la Vishnu Bhakti, l'attaccamento per la devozione a Krishna, Questa devozione ha il potere di aprarabdha palampapam, di bruciare subito il karma che è il più vicino, quello che dovremmo scontare subito. No? Quindi, che estasi, ti senti subito più leggero, perché questa è la potenza della devozione. Però poi ti dice, non c'è solo aprarabdha karma, ma c'è anche Kutam, Bijam, Palomukam, e lì è Aprarabdha è come la punta dell'iceberg, ma Kuta, Bijam e tutto il resto è sommerso, tu non lo vedi. Quindi noi non dobbiamo fare l'errore di entrare in contatto con la coscienza di Krishna e gioire un po' dei benefici immediati e non ascoltare. E questo significa rimanere Prakriti Bhakta, che uno non approfondisce filosoficamente, si accontenta di quel po' di estasi, pensa di aver conquistato il mondo e invece poi, dopo un po', non applica bene questi insegnamenti e il suo atteggiamento non cambia. E quindi, siccome Kuta, Bijan, questo karma pesante che invece pesa nella coscienza, non viene bruciato e dopo un po' uno si ritrova nuovamente con la lingua fuori, a pensare, ma perché, ma per come, ma Dio se esiste, ma io perché sono in questa situazione, è colpa di Tizio, è colpa di mio fratello, di mia madre, del governo, dei sindacati, la colpa di 100.000 persone e anche di Krishna. Adesso che ho conosciuto Krishna, anche di Krishna, anzi soprattutto di Krishna, perché ho organizzato alle volte, ho pensato anch'io, ma non tanto, ma ci sono quelli che si incaponiscono. Ma perché Krishna ha organizzato le cose così? Se dava retta a me,
uno arriva a quel modo di interpretare la realtà diventa dura poi. E quindi, perché questa è poi in questo kuta bija, questo karma pesante che c'è nella coscienza, arriva Krishna. E quindi all'inizio bruci un po' di karma e poi, se ti accontenti di quello, comincia a essere Krishna il capro espiatorio. E Krishna, siccome non si vede, sì, in qualche quadro, ma ci sono i devoti di Krishna, quelli si vedono. Allora qual è il sintomo che uno non entra filosoficamente in profondità? Che comincia a prendersela con i devoti. E comincia a fare offese ai devoti. E infatti è la prima offesa e poi dopo un po' lascia la compagnia dei devoti perché diventano insopportabili i devoti. Dal Prakrita Bhakta all'Uttamadikari diventano insopportabili. E invece, se noi ascoltiamo l'insegnamento degli esseri celesti, loro dicono Jnana e Shakti, la conoscenza, e allora se tu hai la conoscenza ti viene una Shakti incredibile, una potenza perché non è tua, è la potenza che canalizzi, che viene dal Signore Supremo, che è soddisfatto del tuo atteggiamento, che deve essere in continua trasformazione, in continua trasformazione. Questo è il sintomo di un devoto sincero e di un devoto destinato al mondo spirituale, che è in continua trasformazione, in continuo servizio, in continuo approfondimento filosofico, in continuo perfezionamento delle tecniche che gli sono state date e in un aumento dell'umiltà. Questo è il sintomo. E della diminuzione drastica del Prajalpa. Prima voleva parlare sempre lui perché aveva capito tutto lui, so io come funziona il mondo, adesso che sono in coscienza di Krishna, so io come funziona la coscienza di Krishna, tutto io. Poi piano piano questo io comincia a diventare: mamma mia, che falso io. Ma prima vedi il falso io degli altri, poi cominci a vedere il tuo. E dice: stati un po' zitto, che qui c'hai 12 canti da studiare, no? E stati un po' zitto, che qui Goloka Gofarma, in un mese e mezzo avete visto cosa è successo. Siamo ancora a una percentuale minima di tutto quello che c'è da fare. Quindi, finché non abbiamo almeno finito il primo quarto, non ci deve essere tempo da perdere. Sì, magari una condivisione ogni tanto, un approfondimento ogni tanto, perché dal Sadhusanga vengono delle ottime idee. Apro una parentesi: ieri eravamo in questa stanza con Giuseppe, Federico, e avevamo deciso di svuotarla, ma per svuotarla bisognava fare una fatica incredibile, portare via un armadio, delle finestre. Arriva Nitai e lui dice: ma forse queste potrebbero rimanere qui. Quindi, se lui non fosse venuto, noi avevamo già deciso di fare una fatica enorme a portarle via, e poi avremmo dovuto fare la stessa fatica a riportarle. E invece un po' di sadhusanga è un'idea che non pesa niente, l'idea di Nitai non pesava niente, ma l'armadio e tutte le finestre pesavano quintali. E grazie all'idea giusta ci siamo risparmiati un sacco di fatica. Quindi il sadhusanga è molto importante, ma bisogna stare attenti a non rovinare il sadhusanga con l'appesantimento del nostro falso ego. E dobbiamo essere coscienti che quando entriamo in coscienza di Krishna, più siamo neofiti e più abbiamo falso ego. Più siamo neofiti e più siamo invidiosi. Più siamo neofiti e più siamo lussuriosi. E quindi uno più anartha ha e meno dovrebbe parlare. Più anartha ha e più dovrebbe ascoltare. Invece, purtroppo, spesso e volentieri
se non quasi sempre, succede esattamente il contrario, ma fa parte del gioco, è successo anche nelle migliori famiglie. Ma poi col tempo uno lo capisce, o perché Krishna nel cuore glielo suggerisce, o perché va a battere il capo una, due, 10 o 100 volte, e se ha la fortuna di non romperselo, magari alla 99esima volta si riprende e pensa: forse è meglio che imparo ad ascoltare un po' di più, a servire un po' di più, a studiare un po' di più, a cantare un po' meglio, e poi se avrò tempo a parlare. Ma poi ci si accorge che per fare bene tutte queste cose non c'è tempo poi per parlare troppo, poco e bene, e non tanto e male. Quindi gli esseri celesti dicono Jnana e Shakti, perché la conoscenza ti dà poi la forza, perché scopri magicamente di avere una responsabilità importantissima con la forma di vita umana. Questo lo spiega nella Bhagavad Gita, no? Rictam Jnana Sinatmanam Chitvainam Samsayam Yogam Atistotista Bharata. Krishna alla fine del quarto capitolo lo spiega ad Arjuna. Com'è che inizia il verso? Tasmat, no? Tasmat, che è un sinonimo di tata, tasmat, perciò, no? Qui gli esseri celesti dicono tata, ma è un sinonimo. E perciò, tasmat, tasmat, com'è? Tasmat Kali Yuga Stam Tasmat Agyana Sambutam, no? Perciò questa ignoranza, Tasmat Agyana Sambutam Ritstam Gyana Sinatmanam, questa ignoranza che c'è nel cuore, proprio dentro il cuore è piccolo ma ci sta, è come un hard disk di un computer, è piccolo ma ci sta un miliardo di file dentro, se ha tanti giga. Quindi il nostro cuore è piccolo, ma c'è un miliardo di anarta, in forme diverse, e sono dovute all'ignoranza della nostra vera identità. Quindi, tasmat agyana sambutam rittastam gyana sinatmanam. Devi, con l'arma della conoscenza, chitvainam, la conoscenza ha il potere di tagliare tutti gli attaccamenti. L'attaccamento più grande che c'è al mondo, no? Sarò felice per sempre nella mia casa incantata. Jai Shishinitai Gauranga Ki Jai. E il piacere, in ultima analisi, il piacere sensuale, come dice all'inizio della spiegazione Srila Prabhupada, dice: l'anima viene in questo mondo, gli è data questa possibilità per godere dei sensi. Quindi, se noi abbiamo i sensi, uno dice: io i sensi me li uso come mi pare, godo dei sensi, è normale, è naturale. Ma poi, grazie alla conoscenza dei Veda, spiega Srila Prabhupada, noi veniamo a conoscenza, diventiamo consapevoli che noi non siamo questo corpo di materia e che i sensi vanno usati al servizio del proprietario dei sensi. Oh, che bella scoperta! Confronto l'America, non è niente. Questa è la scoperta del secolo, del millennio, che noi non siamo questo corpo e i sensi vanno usati a servizio di Krishna per trovare la vera soddisfazione. Altrimenti, se noi usiamo i sensi per il piacere dei sensi, non saremo mai felici con tutte le fidanzate, le mogli, i castelli. Ma quanti castelli hanno costruito? Quante è andato fino in Africa, lì come si chiama, Giulio Cesare, per volere i castelli anche lì, ma se non ci fosse stata la regina là, mica ci andava in Africa. L'elemento sottile trainante era l'attrazione sessuale. Una volta Srila Prabhupada era perché i membri a vita, no, hanno tuttora delle case grandi, grandi famiglie,
tutti vivono insieme, no? Come se fossero delle piccole comunità. Allora lo invitavano a fare tanti programmi in queste famiglie. E quindi e allora arriva il padrone di casa e devoto, bravo, e comincia, this is, e comincia a presentare. Quindi c'era Srila Prabhupada seduto sul divano con alcuni discepoli vicini e comincia, this is my son, name, this is my, come si chiama, sister-in-law, tutte, come, this is my uncle, this is my nephew, this is the wife of my nephew. E Prabhupada dopo un po' era un po' stanco, allora si volta al discepolo che aveva vicino e gli dice sottovoce, this is my sex life. E poi continua, no? Perché alla fine, alla resa dei conti, è lì il punto. Ah, this is, perché quello diceva, this is, questo è, e alla fine Prabhupada sottovoce ha detto, this is my sex life. Forse anche se non conosci l'inglese lo capisci. This is my sesso life. Questa è la mia vita sessuale. Tradotto, ha sintetizzato, capito? Quindi alla fine della fiera è tutto lì che si muove. Quindi dove abbiamo la mente? Ce l'abbiamo per il piacere di Krishna, che è Rishikesh? O ce l'abbiamo per il nostro piacere? Se noi ce l'abbiamo per il piacere di Krishna, scompaiono i desideri sessuali. Altrimenti sono sempre lì. E apri un file e ce n'è uno. E apri un altro file e ce n'è un altro. E ti sovrastano praticamente. Perché questo mondo materiale si chiama Maitun Agara. Ma uno potrebbe pensare, no, ma poi ci penso più quando sono più anziano, perché uno pensa, adesso sono giovane e sì, forse è lontanamente vero, ma uno non deve pensare. Sì, forse un pochino i sensi spingono un po' meno, ma la mente spinge molto di più. Quindi, come pregava, adesso sintetizzo queste preghiere di questo devoto sannyasi che aveva lasciato il corpo, così era magari in Sudafrica. Di colore. Bhakti Tirtha Maharaj, no? Che pregava Srila Prabhupada. Sì, Srila Prabhupada, ho aperto questi centri. E ho fatto grandi cose, ma sono libero dal desiderio sessuale e così potrò soddisfarti veramente. Sì, Srila Prabhupada, ho distribuito un sacco di libri, ma sono libero dal desiderio sessuale, altrimenti non ti posso soddisfare. Tutta una poesia, era un'offerta di Vyasa Puja. Ho distribuito un sacco di libri, ho fatto un sacco di devoti, ho fatto sapere, ma sono veramente libero dal desiderio sessuale. Altrimenti tu non sei soddisfatto del mio servizio. Quindi noi, perché poi quando uno arriva alla liberazione vera, è lì il nocciolo della questione. E puoi veramente essere felice solo se sei libero dai desideri sessuali che sono nella mente a 10 anni e anche a 100 anni. E infatti uno cosa succede? Al momento della morte pensa al sesso e rinasce con un altro corpo. Se si merita quello umano, meglio per lui o per lei, altrimenti poi prende delle forme dove può fare sesso come i piccioni. Sentite che fanno. Tubano. Tubano. Oppure sentite i versi qua. Cosa volete che gli dica il cucù alla sua? Sono qui, lei, anch'io. Vieni prima tu o vengo prima io? E questo è tutto lì. E se noi pratichiamo bene il Bhakti Yoga,
La prova è che, come pregava Yamunacharya, quando Durdana, com'è che inizia quella del... che dice: da quando sono rimasto attratto ai piedi di loto di Krishna, il Nava Navarasa Ramtuma Siddha, il gusto è sempre nuovo, ogni momento. Quando mi si insinua un pensiero sessuale nella mente, ci sputo sopra una smorfia di disgusto. Perché lui aveva fatto una vita molto materialista, era stato un re. E aveva diverse regine, quindi gratificazione a tutto spiano. E poi, per una serie di circostanze, si è ritrovato ad abbandonare tutto forzatamente per prendere rifugio in Krishna. E quindi è riuscito a liberarsi da questi desideri. Poi, però, anche i grandi acharya ci danno gli insegnamenti: finché hai un corpo materiale, non ti illudere, qualche desiderio può sempre arrivare, ma lo guardi da lontano e pensi: che pena mi fai. Questo è il sintomo che siamo arrivati a una piattaforma elevata nella pratica del servizio di devozione. Questa è la vera Shakti che dobbiamo chiedere a Krishna, perché se vogliamo diffondere la coscienza di Krishna, dobbiamo dare il perfetto esempio. Le persone sono lì disperate. Ieri sera abbiamo fatto un po' tardi per i preparativi, c'era questa sorpresa, avevamo annunciato la sorpresa, Bira aveva annunciato una sorpresa, fino a venerdì che è arrivato il corriere, poteva essere una sorpresa inesistente, e i corrieri non consegnano di sabato, quindi è arrivato venerdì al pelo, se no non c'era la sorpresa. E quindi abbiamo fatto un po' tardi. Ed è stata una giornata molto intensa per tutti, un sacco di servizi, un sacco di cose da fare, di impegni, di canto, di kirtan, tutta l'estasi. Arrivo nell'ashram e ho aperto la finestra e mi è arrivato dal paese vicino la musica lì, bom 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 bom. Quella musica così idiota, no? Che per apprezzare quella musica lì bisogna solo essere storditi, intossicati, instupiditi, no? Bom, bom, bom. E ho pensato: ma tu guarda, no? Come stanno sprecando la forma umana per niente, perché devono intossicarsi, spendere soldi, lavorare tutta la settimana per poi il sabato sera andare a instupidirsi. Così. E noi abbiamo questa grande fortuna, ma dobbiamo imparare a utilizzarla bene. E bene significa liberarsi dai desideri materiali nel Sadhu Sangha. E allora questa comunità, come tante altre comunità nel mondo, diventerà così attraente che le persone chiederanno: posso? C'è un posticino? Mi metto in lista d'attesa, no? Mi date una mano? Se invece i membri della comunità sono pieni di desideri materiali, il servizio di devozione diventa insipido, non attraente e non sincero in ultima analisi, perché e quindi indigesto, indigesto, perché non porta i frutti desiderati. Purtroppo. E questi sono gli acharya che lo dicono. Chaitanya Mahaprabhu, negli insegnamenti di Rupa Goswami, lo spiega: il servizio di devozione diventa indigesto perché invece di annaffiare la pianta della devozione, innaffi la pianta del cattivo comportamento, dell'ipocrisia, jivahimsa, diventi violento nei confronti degli altri. Quindi smetti completamente di predicare, ti interessa solo io e mio, la mia stanzetta, il mio entourage, la mia macchina, le mie cose, no? Jivahimsa, labha, puja, pratistati, diventi avido di ottenimenti, Hare Krishna, Hare Krishna, c'hai sempre in testa quale Krishna, c'è qualcos'altro, no?
Allora, se invece noi pratichiamo bene il servizio di devozione seguendo le direttive degli acciari, ecco cosa, e poi concludo, se avete una domanda, ma è un po' tardi, possiamo anche concludere. Cosa chiedono umilmente al Signore Supremo? Dacci la conoscenza, le direttive affinché noi possiamo gestire bene gli affari universali. E noi siamo arrivati in coscienza di Krishna e chi per pulire il pavimento, chi per tagliare le patate, chi per andare a distribuire i libri, chi per andare a fare le commissioni, chi per fare l'Arctic, ognuno di noi gestisce un pezzettino dell'universo dell'ISKCON. Noi siamo nell'universo dell'ISKCON, questo è un pianeta. Goloka Ekofarma è un pianeta dell'universo ISKCON e ognuno all'interno ha delle mansioni. Se preghiamo Krishna bene al mattino, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna ci dà l'intelligenza o nel cuore oppure ci fa aprire il libro giusto nel momento giusto e ci fa incontrare il devoto o la devota giusta nel momento giusto. E il mondo spirituale si avvicina velocissimamente, anzi, a un certo punto sei così in estasi che percepisci il gusto della bhakti, no? Che come spiega Rupa Goswami, stavamo dicendo prima, Kleshagni Subhadha. E sono i primi due sintomi, no? Klesha Agni, termine delle sofferenze, Subhadha, comincia a sentire tutto di buon auspicio. E poi gli altri, fino al Sri Krishna Karshini Chasa, fino ad attrarre Krishna con il nostro servizio. Pensate. E poi Krishna si manifesta. Adesso abbiamo avuto la fortuna attraverso le divinità. Che fino, pensate, fino alla settimana scorsa non c'era né le divinità e nemmeno l'altare, ma non c'erano nemmeno niente. Ma le divinità c'erano a livello proprio sottile che un giorno l'avremmo prima o poi trovate e messe e portate. Ma fino alla settimana scorsa non c'era né l'uno né l'altro. E poi Krishna arriva magicamente attraverso i suoi devoti. E quindi se noi cantiamo bene Hare Krishna e impariamo bene ad associarci con i devoti, la vita spirituale diventa meravigliosa. L'unica cosa che puoi fare realmente con la forma di vita umana, se usi bene l'intelligenza, perché è veramente... Ma io ho un sacco di impegni, un sacco di responsabilità. È comunque l'unica cosa. Porta avanti comunque i tuoi impegni e le tue responsabilità, perché Krishna ad Arjuna non gli ha detto molla tutto. Il Signore Supremo agli esseri celesti non gli dice lasciate l'universo e andate. No, portate avanti, ma con la visione giusta e la comprensione giusta e che si manifestano nell'atteggiamento giusto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.